I Club Dogo insieme a Giuliano Palma con PES su Radio Godò, ancora ben ritrovati da Alessia Pellegrino. E proprio qui a Radio Godò adesso è arrivato il momento di presentare un comico, un attore, un conduttore radiofonico. Dopo il grande successo di Sette Spose per Sette Fratelli, e infatti è tornato a teatro con Ti Spacco il Musical, uno spettacolo davvero molto originale e mi sento di dire fuori da ogni schema. Sto parlando di Buzz, Marco Bazzoni, che è in collegamento telefonico con noi e a cui do ovviamente il ben ritrovato in realtà su Radio Godò. Ciao Marco, buongiorno. Ciao Alessia, come va? Siamo in forma? Io sì, tu piuttosto. Ieri è andata in scena la prima, no? Sì, sì, io sono fra i più in forma degli ultimi 15 anni, credo. Adesso non so se c'è qualcuno per le Olimpiadi che sia un pochino più in forma, però sono fra i più in forma, mettiamola così. Ecco, allora, Ti Spacco il Musical, è questo il nome dello spettacolo che hai iniziato a portare a teatro. Facci capire meglio di che cosa si tratta, perché dal titolo sembrerebbe quasi, non so, una sorta di invettiva contro i musical. No. Allora, partiamo dal presupposto che ci sono cose che non stanno assolutamente bene insieme, tipo l'ananas, la pizza, la panna, okay, e la carbonara, e il risultato è sempre terribile. Ma invece, perché, scusami Marco, perché mi sembra che tu sia in una caverna improvvisamente? Non va bene? No? Mi senti bene? Ti sento in una caverna, c'era un rimbombo, parla un po'. Adesso mi senti meglio? Molto meglio, ok. Oh, vabbè, allora rimango qua fermo dentro l'armadio. Che ti stavo dicendo? Ah, quindi ci sono delle cose che non stanno bene insieme, abbiamo la panna, la carbonara, eccetera, e il risultato è pessimo. Invece, mettendo insieme altre due cose che non c'entrano assolutamente niente, ovvero il musical e la stand-up comedy, mi sono reso conto che fa ridere, insomma. E quindi ho pensato a questo spettacolo che mette insieme i canoni, la presa in giro dei canoni del musical e la stand-up comedy, appunto. Sì, ma io vorrei entrare per un attimo nella tua testa. Lo so che è un'impresa difficilissima. È difficilissima, me ne rendo conto. Però io vorrei capire il processo logico che ti ha fatto venire in mente questa cosa. Cioè, come ti è nata? Perché io, essendo un comico e facendo anche i musical, mi sono reso conto, mentre li facevo, che c'erano un sacco di spunti comici inespressi. Perché devi attenerti al copione, perché è un personaggio, perché il musical è innaturale, perché cioè non è che tu sei in coda alle poste, a un certo punto entrano 40 ballerini che cantano, che non funziona così nella vita. No. E quindi questa cosa mi faceva molto ridere, mi ha dato la scintilla, insomma, per pensare a questo spettacolo. Ok, ma sei da solo sul palco? No, sono coadiuvato. Ti piace coadiuvato? Molto. Guarda Buzz, io ti devo dire una cosa. Sì. Noi per un periodo siamo stati nella stessa radio, più o meno, sì, diciamo. Io ero a Dimensione Sonoro, ma Buzz sta a RDS. Sì. Ma io penso di averti sottovalutato, perché mi tiri fuori delle chicche. Coadiuvato non te l'aspettavi. Ma no, ma pure l'altra volta mi hai stupita. Allora, da altri quattro performer, così ti lascio anche l'inglese, yes, che sono quattro bravissimi cantanti ballerini, che sono Giuseppe Segreti, Giorgia Schirone, Matteo Germinario e Irene Cedroni, che faranno con me appunto tutte le scene ispirate al musical. Ma quindi anche in questo spettacolo tu comunque canti? Canto, ballo, perché sai che io nasco ballerino. Sì, ballerino, il mondo della danza, certo, lo sa. Il mondo della danza lo sa, quindi ci sarà, c'è un po' di tutto, c'è veramente tutti i generi, sono tutte musiche originali del maestro Eric Bosio, che abbiamo scritto insieme anche a Matteo Monforte, che è uno dei miei autori storici, una scenografia pazzesca, c'è un po' di tutto, un coreografie po di Fabrizio Prolli, la nostra produzione di Fabrizio Di Fiore, che ci ha concesso di fare questo spettacolo. Ci ho messo un secondo a convincerlo, perché ho detto: senti, voglio fare lo spettacolo, ma che spettacolo, si chiama Ti Spacco il Musical? È iniziato a ridere, ha detto vabbè, lo facciamo, ecco. Senti, ma quindi per immaginarmi, no? Perché io veramente mi affascina tantissimo già solo l'idea che hai avuto, mi immagino poi metterlo in scena, no? Quindi, che ne so, mi immagino un momento drammatico con una canzone drammatica, e magari invece l'atteggiamento è ironico e simpatico. Esatto. Ah, fai questa roba così qua. Sì. Cioè, adoro. Fai conto che ogni musica è ispirata a un mondo, è un tipo, un genere di musical. Okay. Cioè, quello di cui stai parlando c'è nel momento in cui facciamo una cosa che assomiglia a Notre Dame de Paris, okay, col gobbo, con questa roba qua. Poi ci sono momenti più allegri, poi c'è
Vabbè, bisogna venire a vederlo, insomma. Bisogna per forza, per questo, no, per forza. Non si vuole che credo che lo mettano nella prossima legge di bilancio, che comunque un tot dello stipendio delle persone deve essere dedicato a venire a vedere questo spettacolo. Allora, quindi, fino a domani. Dovrò farlo per forza. Aspetta, sì. Però, fino a domani sei a Torino al Teatro Gioiello. Sì. Hai altre date Gioiello. Già? E adesso poi siamo, fra poco usciamo le date del prossimo anno, verremo a Milano, in Sardegna, a Roma. Adesso vabbè, quindi quando vieni a Roma sappi che la Pellegrino sta lì che ti viene a vedere per forza. Proprio. Molto bene, ti aspetto. Allora, prima di salutarci però, Buzz, hai mai... Che devo fare? Non mi fa ridere, ti prego. Devo dare qualcosa. No, non mi fa ridere, che è difficile. hai mai incontrato un caso umano? I casi umani? Beh, ma intanto potrei esserlo io. Ma io ho specificato quando... Allora, mettiamo così, hai mai incontrato... Sì, quando mi guardo allo specchio. Ecco. Allora, Buzz, grazie per essere stato con noi qui a Radio Godot, davvero. Ricordiamo, grazie, ti spacco il musical. Mi raccomando, pubblica poi sui social le date, sì, così sì, le diciamo anche qui in radio e insomma facciamo in modo che lo spettacolo sia sempre popolato da tanti tanti ascoltatori e quindi tanti spettatori, ecco. Of course, grazie mille. Un abbraccio, ciao Buzz. Ciao Alessia, ciao ciao.